Baschettari, impenitenti o semplici nuovi appassionati, bentornati ad In The Paint, il rotocalco di Per Sempre News sul basket europeo, italiano ed internazionale. Partiamo subito dall'Eurolega, che ha visto disputare la prima parte della sedicesima giornata, penultima di andata della regular season. Vittoria esterna per la Stella per 98-92 con una prestazione da 27 punti e 14 assist per 40 di valutazione di Milos Teodosic. Sconfitta invece per la Virtus Bologna, l'ex squadra di Teodosic, 79-71 in quel di Valencia. Vince il Real Madrid 91-75 contro il Partizan Belgrado. La giornata si completerà oggi alle 18:15, si comincerà con la sfida tra Anadolu Efes e Baskonia. Alle ore 19 invece sarà la volta di Žalgiris Kaunas e Barcellona. Villeurbanne Olympiakos Pireo in campo alle 19:45. Mezz'ora dopo, alle 20:15, l'Alba Berlino sfiderà il Fenerbahce. Alle 20:30 invece sarà la volta di Bayern Monaco e Monaco. Alle 20:45 infine l'EASET Emporio Armani Milano affronterà il Panathinaikos. Partiamo con la classifica, ovviamente parziale, visto che alcune gare sono state giocate, altre no. In testa Real Madrid, quindi sta sempre più solo al comando, sempre più staccato. Secondo la Virtus Bologna, 11 vittorie e 5 sconfitte. Barcellona terzo, 10 vittorie e 5 sconfitte. Poi un terzetto a 9 vittorie e 7 sconfitte, ovvero Partizan Belgrado, Valencia e Maccabi Tel Aviv. Ad 8 vittorie e 7 sconfitte invece, una partita in meno ovviamente, un quartetto che occupa tutta la zona play-in: Panathinaikos, Monaco, Fenerbahce e Baskonia. All'11° posto invece l'Olympiakos Pireo, 7 vittorie e 8 sconfitte, così come Bayern Monaco e Anadolu Efes. 6 vittorie e 9 sconfitte invece per l'EASET Emporio Armani Milano, 6 vittorie e 10 sconfitte per la Stella Rossa, 5 vittorie e 10 sconfitte per lo Žalgiris Kaunas, 3 vittorie e 12 sconfitte per l'Alba Berlino, 2 vittorie e 13 sconfitte invece per la SVEL Villeurbanne. Andiamo alla gara della Fonteta o della Fonte de San Luis, che ha visto la Virtus cedere nel finale dopo essere arrivata anche al pareggio. Non basta il 19 di valutazione di Toko Shengelia, un Toko Shengelia comunque apparso un po' in flessione dal punto di vista realizzativo, alla Virtus per avere ragione di un Valencia che parte male nel primo tempo andando sotto anche in doppia cifra, ma si riprende con un terzo quarto davvero devastante da 23-7. Per quanto riguarda la formazione di casa, migliore prestazione realizzativa è quella di Chris Jones, 17 punti al referto con anche 2 rimbalzi e 2 assist. Pesano le 4 palle perse, però ancora in doppia cifra Brandon Davis, 12 punti e 5 rimbalzi per l'ex Milano. Cassius Robertson, 12 punti con 3 su 6 da 3 punti, e sfiorano la doppia cifra Savi Lopez Aroztegui, 9 punti ma anche la tripla della staffa, e Stefan Jovic. Per quanto riguarda la Virtus Bologna, dicevamo, prestazione comunque importante per Toko Shengelia, che torna tanti 15 punti, 8 rimbalzi, 6 assist, ma anche 7 palle perse. Questa prestazione di alti e bassi da parte del georgiano, doppia cifra anche per Yffe Ljungberg, 13 punti, la quasi totalità dei quali arriva nel primo tempo, e Marco Bellinelli, 11 punti per Paiola, 3 punti, ma anche un dente in meno purtroppo in uno scontro di gioco. Ancora miglioramenti invece per Achille Polonara, che ha aumentato il proprio minutaggio, è arrivato a 8 minuti. Il suo percorso, lui stesso aveva detto di non essere ancora al 100%, continua dopo la brutta situazione in cui si era trovato con il tumore che gli è stato estirpato. Bentornato sempre Aki. Andiamo invece in Basketball Champions League, dove hanno giocato le due italiane. Ha vinto la Bertrand Tortona dopo aver rischiato anche di buttare via la partita in casa dell'Igokea. Nella formazione di coach Ramondino sbanca una serba per 74-77. Cominciamo con le cifre per l'Igokea: 18 punti per Edin Atic, per Marco Iosilo 17 punti, l'altro giocatore in doppia cifra è Nikola Tanaskovic, 14 i punti a referto. Attenzione invece
Tortona, ancora priva di rating Obachon e ancora senza Colby Ross, che sarà della partita invece in campionato. Sono ben 5 gli uomini in doppia cifra con 15 punti di rating Obachon, che aggiunge anche 4 rimbalzi e 3 assist. Una prestazione importante per un giocatore che era comunque in discussione e che ha ritrovato spazio soprattutto dopo l'infortunio di Chris Dowie. Doppia cifra anche per altri 4 giocatori, curiosamente tutti e 4, quota 12, Tashaun Thomas 12 punti e anche 8 rimbalzi, Kyle Williams 12 punti, 4 rimbalzi e 3. Tommaso Baldasso 12 punti e 4 7 dalla lunga distanza e Leo Candy 12 punti e 2 su 4 da 3. Andiamo invece a vedere quello che è successo alla Pala Serra di Migni. La Dinamo Sassari doveva vincere di almeno 9 punti per arrivare ai play-in e ci è riuscita. Ha vinto di 16, una partita che la formazione di coach Piero Bucchi mette nel giusto verso nel quarto periodo, riuscendo a guadagnare un vantaggio importante e a portarsi a casa una qualificazione che sembrava del tutto insperata contro il King Stettino. Il migliore in campo risponde al nome di Bryn Tyree, 26 i punti ha referto per lui con 4 su 9 dalla lunga distanza, 3 rimbalzi di tutti difensivi e 6 assist, 27 di valutazione in doppia cifra per la Spiero Bucchi. Ci vanno anche Stéphane Gumbaud con 15 punti a cui aggiunge 5 rimbalzi, Vasilis Haralampopoulos 14 punti a cui aggiunge 7 rimbalzi e Stefano Gentile, il capitano, con 11 punti a referto. Per quanto riguarda Stettino, invece, il migliore in campo è Andrei Marzuciak con 19 punti, 4 rimbalzi, 3 assist e anche 7 palle rubate per 28 di valutazione, doppia cifra anche per Novakovski con 17 punti e 22 di valutazione, 18 invece i punti di Tony Meyer. Il quadro dei play-in si è così completato e vedrà le sfide in gennaio. Cominciamo da una sfida greco-turca. Il PAOK Salonicco affronterà il Tofas Bursa. Gara 1 in casa del PAOK il 2 gennaio 2024. 2 gennaio. Il 9 gennaio gara 2 sul parquet di Bursa, eventuale gara 3 martedì 16 gennaio in Grecia. Sfida invece per il Ludwigsburg, squadra che era nello stesso girone di Sassari, contro il Darussia Faka. Si comincerà a Ludwigsburg all'MHP Arena il 2 gennaio 2024. Mercoledì 10 gennaio invece si farà gara 2 alla Volkswagen Arena di Istanbul. MHP Arena, l'eventuale gara 3, martedì 16 gennaio. Mercoledì 3 gennaio invece sarà il Lietuvos Ritas a scendere in campo contro i greci del Peristeri. Il 10 gennaio invece la gara 2 con il Peristeri che ospiterà i lituani all'Andreas Papandreou Indoor Peristeri, eventuale gara 3, mercoledì 17 gennaio in casa del Lietuvos Ritas. Attenzione invece alla sfida tra Pinar Karşıyaka e Breogan. La formazione turca sarà quella ad avere il fattore campo. Gara 1, mercoledì 3 gennaio alla Izmir Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu. Ritorno, o meglio, gara 2 al Patho Provincial de los Deportes de Lugo e gara 3 invece eventuale se un'altra volta a Smirne. Andiamo invece alla gara che interessa Sassari, accoppiata con i francesi di Cholet, no, alla Meilleraie. La gara 1 il 3 gennaio, 10 gennaio gara 2 al Pala Serra di Migni, eventuale gara 3 ancora una volta in Francia a Cholet. Gli israeliani invece dell'Hapoel Holon sfideranno i belgi del Filwo Stenda mercoledì 3 gennaio gara 1 alla Savaria Arena di Szombathely, dove la formazione israeliana sta disputando le partite casalinghe. Ritorno gara 2 a Ostenda il 9 gennaio, mentre il 16 eventuale gara 3 che si giocherà però a Riga.
Andiamo invece alla sfida che vedrà Le Mans opposta al Prometheus Patrasso, prima gara 1 a Le Mans il 3 gennaio, gara 2 il 9 a Patrasso in Grecia il 16 gennaio, eventuale gara 3. Tortona invece sfiderà il Galatasaray ed avrà il fattore si comincerà al Pala Energica Paolo Ferraris di Casale Monferrato il 3 gennaio, mentre il 9 sarà la volta di gara 2 con la spettacolare cornice della Sina Nerdem Sports Salonu, mentre gara 3 eventuale sarà giocata il 17 gennaio sul parquet di Tortona. Andiamo invece in NBA, dove si sono giocate 8 gare nella notte, ma c'è una notizia da dare prima. Per l'Hall of Fame, l'entrata nella Hall of Fame, Naismith Hall of Fame per la classe 2024, tra i nominati c'è coach Ettore Messina, attualmente all'Olimpia Milano, ma che è stato in NBA sia ai San Antonio Spurs che ai Los Angeles Lakers come assistente allenatore. Un posto quindi anche per lui. Andiamo a vedere comunque i risultati. Ancora una sconfitta Pistons che perdono in casa contro gli Utah Jazz, una sconfitta che è la 25esima e le dissa i Pistons al terzo posto per la più lunga striscia negativa della storia. Ne manca uno per agganciare il secondo, appena 3 sconfitte per raggiungere un eventuale 28 sconfitte consecutive, che sarebbe il record assoluto, 29 per batterlo. Andiamo a vedere i risultati, cioè, o meglio, le cifre, perché non bastano i 28 punti di Kate Cunningham ai Pistons. Miglior realizzatore invece è Kelly Olynyk per i Jazz, ma attenzione a Simone Fontecchio, 16 punti e 2 rimbalzi per l'ex Milano. Andiamo invece alla vittoria dei New Orleans Pelicans, 123-104 sul parquet dei Cleveland Cavaliers. Cleveland Cavaliers che provano ad andare a prendersi questa vittoria con 20 punti e 9 rimbalzi di Dean Wade, ma vengono fermati innanzitutto a 20 Trey Murphy. Una vittoria che arriva soprattutto con una prestazione molto solida da parte dei Pelicans, che vincono ogni singolo quarto di gioco. Attenzione ancora però in casa Pelicans, perché potrebbe non essere più garantito il contratto di Zion Williamson. Non sarebbero state rispettate alcune delle clausole che erano state poste al rinnovo del contratto da rookie. Il giocatore quindi potrebbe anche cominciare a valutare altri lidi in NBA. Vincono ancora una volta adesso i Chicago Bulls, che stanno trovando una serie di vittorie così come quella ottenuta contro i Lakers, 114-95, grazie soprattutto ai 22 punti e 5 assist di Kobe White. Per quanto riguarda i San Antonio Spurs, ancora una sconfitta, solo 4 le vittorie in 27 partite, 21 punti di Devin Vassell. Per quanto riguarda i Memphis Grizzlies invece, continua la striscia positiva dopo il rientro di, che si fa notare con i suoi 8 assist, ma il miglior realizzatore dei Memphis Grizzlies nel 116-103 contro gli Indiana Pacers è Desmond Bane con 31 punti. Non bastano i Pacers, 22 punti di Obi Toppin nei 14 assist di Tyrese Haliburton. Vittoria invece per i Milwaukee Bucks nello scontro ad alta quota contro gli Orlando Magic di Paolo Banchero. Paolo Banchero non brillantissimo per gli Orlando Magic, brilla invece Franz Wagner con 29 punti e 6 assist, ma nel 118-114 favorevole ai Milwaukee Bucks torna a brillare definitivamente la stella di Giannis Antetokounmpo, 37 punti per il greco con 10 rimbalzi. Gli Oklahoma City Thunder invece pongono fine alla win streak dei Los Angeles Clippers imponendosi per 134-115, 31 punti e 8 rimbalzi per Shai Gilgeous-Alexander, mentre non bastano ai Clippers i 23 punti e 6 assist di Jordan. Chiudiamo invece la nostra report con le ultime due partite. Tornano a vincere Minnesota Timberwolves 118-111 sui Los Angeles Lakers, grazie soprattutto ai 27 punti di Anthony Edwards. Per quanto riguarda i Lakers invece, il miglior realizzatore è Anthony Davis con 31 punti.
Tornano invece a vincere all'ultimo secondo in una sfida davvero di bassa classifica i Washington Wizards, che battono 118 a 117 a domicilio i Portland Trail Blazers, merito soprattutto dei 32 punti di Kyle Kuzma. Non bastano invece i Blazers, i 41 di Anfernee Simmons nei 16 rimbalzi catturati da DeAndre Ayton. In classifica invece ad est comandano i Boston Celtics, 21 vittorie e 6 sconfitte, 21 vittorie e 7 sconfitte per i Milwaukee Bucks. La zona playoff si completa con Philadelphia 76ers, Orlando Magic, New York Knicks e Miami Heat. In zona play-in Cleveland Cavaliers, Indiana Pacers, Brooklyn Nets e Atlanta. Mentre fuori dalla post-season in questo momento Chicago Bulls, Toronto Raptors, Charlotte Hornets, Washington Wizards e Detroit Pistons, queste ultime tre decisamente più staccate da un gruppone che invece potrebbe rimescolarsi nelle posizioni che intercorrono, si potrebbe anche dire, tra l'ottava e la dodicesima. Ad ovest invece ancora primi i Minnesota Timberwolves, solidi in testa dopo essere tornati alla vittoria, 18-8 invece il record degli Oklahoma City Thunder. Denver Nuggets terzi con 19 vittorie e 10 sconfitte, seguono Sacramento Kings, Los Angeles Clippers e Dallas Mavericks a chiudere la zona playoff sicuri. In zona play-in invece troviamo New Orleans Pelicans, Houston Rockets, Phoenix Suns e Los Angeles Lakers, che vengono per il momento a 4 sconfitte consecutive. In zona fuori da qualsiasi post-season troviamo Utah Jazz, Memphis Grizzlies, Portland Trail Blazers e San Antonio Spurs. Grizzlies che sono in winning streak da due partite, ma partono comunque molto in ritardo dalla rincorsa. Comincia molto in ritardo la rincorsa, almeno alla decima posizione, dopo il ritorno di Ja Morant. Andiamo invece a casa nostra, perché il campionato torna già domani con tante sfide, ma soprattutto tante novità di mercato. Firmato Markel Brown da Napoli, ma non sarà ancora tesserabile, ovviamente per motivi burocratici dovuti al rilascio del visto da parte del consolato italiano in Spagna, dove lui militava nel Girona. Per quanto riguarda invece i nuovi tesseramenti, Colby Ross, Shabazz Napier e Nico Mannion saranno nuovi giocatori in campo nel campionato. Il primo andrà a Tortona dopo Napier, mentre Mannion ritorna in Italia ma va a Varese. Il programma della giornata di domani si aprirà con la sfida tra Bertrand Tortona e Nutribullet Treviso alle 16:30 dal Pala Energica Paolo Ferraris, diretta su DAZN ed Eurosport 2, sempre su DAZN ed Eurosport 2, ma alle 18:30 al Pala Pentassuglia in campo Happy Casa Brindisi e Givova Scafati, alle 19 in diretta su DAZN dalla Il T Quotidiano Arena in campo due squadre di alta classifica nonostante una sia un po' in crisi: Dolomiti Energia Trentino, Generazione Vincente Napoli Basket, Umana Reyer Venezia, Germani Brescia. Alle 19:30 invece il big match che vedremo su DAZN tra una Venezia che in campionato sta facendo veramente faville mentre soffre in Coppa e la Brescia capolista che sta incantando il campionato. Pistoia invece è chiamata a riscattare la sconfitta casalinga, cliente non è assolutamente facile, è la Virtus Segafredo Bologna che arriverà al Pala Carrara con la voglia di riscattare lo stop contro Valencia. Carpegna Prosciutto Pesaro o Benjon Metis Varese sarà la gara delle 20:30 dalla Vitrifrigo Arena, esordio di Nico Mannion, una sfida tra registi che lo vedrà opposto a Andrea Cinciarini, e parlando dell'ex squadra di Cinciarini sarà questa ad essere online, anzi in chiaro in TV su D-Max canale 52 del digitale terrestre. Infatti Luna Hotels Reggio Emilia che affronterà la Dinamo Banco di Sardegna Sassari. Il programma si chiuderà dopodomani, 24 dicembre, a mezzogiorno con la sfida tra EA7 Emporio Armani Milano e Vanoli Basket Cremona. È tutto per questa puntata, vi ringraziamo di averci seguito e vogliamo ricordare, tra i tanti che ci hanno lasciati, un professor sport. Ieri era il World Basketball Day per la prima volta nella storia.
E ieri si è spento il professor Amedeo Salerno, presidente della Partenope Napoli che vinse la Coppa Italia, vinse la Coppa delle Coppe, è stato anche presidente del CONI regionale Campania, era un libro aperto di pallacanestro. Ci lascia una persona che ha amato tantissimo questo sport, una persona come ce ne sono poche e ce ne vorrebbero davvero tante. Arrivederci, prof. Coming from my mind. Oh, 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 oh.